Ora cosa succede? Succede che l'articolo 48 a cui si fa riferimento è giustamente una sentinella, e può essere una sentinella che dà delle indicazioni su un andamento di un fenomeno. Però il problema è che se dà delle indicazioni in un senso, le può dare anche in un altro. E dal punto di vista scientifico è del tutto inattendibile. Allora, con prudenza, ma con responsabilità, si dice: c'è questa cosa, attenzione, bisogna che la affrontiamo. Ma io mi batto da anni perché vengano fatte nella nostra zona, nel nostro territorio, le banche dati sulle malattie, il famoso registro infortuni o registro dei tumori. Non mi basta, io voglio avere delle banche dati anche sulle malattie cardiache, sulle malattie respiratorie. Io a un certo momento ho a disposizione degli strumenti che ho dimostrato che noi siamo in grado di avere a livello internazionale, confrontabili a livello internazionale. Quindi questa è una dimostrazione pratica di come si fanno le cose. Bene, come si fanno le cose per il mondo del lavoro si possono fare anche per la società che non appartiene al mondo del lavoro, ma che disgraziatamente ha altrettanti problemi. Ci vogliono delle risorse, è vero, perché cosa pratica, sono stati istituiti i servizi di prevenzione di epidemiologia. Il servizio di epidemiologia di Iesi è costituito esclusivamente dalla dottoressa Francesca Pasqualini, e il l'ideatore di questa cosa è il professor Francesco Di Stanislao, che a suo tempo è il direttore dell'ASU e il direttore della clinica, dell'università, sì, dell'igiene pubblica, che aveva immaginato un sistema rete dove 1,5 milioni di persone era l'ideale per essere tenuto, diciamo, sotto controllo dal punto di vista epidemiologico, e in ogni zona gli dava un epidemiologo che poteva dare i dati, gestire e riferire, e quindi essere il referente, diciamo, di 100.000 persone. È un bel progetto. Questo progetto non si è realizzato e probabilmente c'è stato un ritardo di 5 anni, perché poi il professor Di Stanislao è andato in Abruzzo, quindi ci sono stati dei movimenti, eccetera. La mia convinzione è sempre stata che noi adesso siamo quasi 110.000, siamo più di 106.000, quasi 110.000, forse abbiamo anche superato, sì, l'ultimo, negli ultimi dati, però visto il flusso che c'è anche con i migranti, eccetera, non è così facile, cioè, adesso i numeri variano con sostanza maggiore, però siamo intorno ai 110.000. che è un valore minimo, ma per dare dei dati di natura, dei valori che possono rispondere a un'indagine epidemiologica. Se effettivamente non si riesce ad andare avanti con la regione, perché no? Perché non pensare di incominciare noi come al solito, come abbiamo fatto sempre? Perché? E incominciare a farlo, certo, da soli non è possibile. In Italia esistono due istituti che hanno esperienze internazionali, perché se si comincia bisogna cominciare bene, e sono l'Istituto Superiore della Sanità e la Regione Lombardia, che ha dei centri di ricerca epidemiologica per fare queste cose. Ora, come si incomincia di solito? Si comincia con una testa e con delle mani che gestiscono operativamente la cosa. E
chi ha esperienza fa il progetto, il programma, insieme a chi è operativo pianifica questo programma e poi chi è in sede operativamente realizza il programma che viene diletto e interpretato dalla testa che ha progettato la cosa. Non è una cosa, come dire, impossibile, è una cosa a cui io per 12 anni sono stato in Emilia Romagna, sono stato a Bologna, sono stato a Vinci, sono stato a Cesena. Insomma, sono stato abituato a fare queste cose. Quindi, tutto sommato, non è una cosa trascendentale, impossibile. E in questo modo si possono avere dei dati e delle banche dati che poi servono alla popolazione, ma mica dà la risposta all'individuo se già, che ne posso dire, un bitorzo sulla fronte, come ce l'ho io. No, non è quello, ma dice quanti bitorzoli ci sono invece in quella popolazione. C'è un problema forse di questo tipo, e allora incomincia non a dare la singola risposta ma a dare una risposta alla popolazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire siccome le risorse sono sempre di meno e le risorse vuol dire persone che capiscono, vuol dire che se uno sa dove è il bersaglio e dove è il problema, chi comincia a porre in quelle risorse invece di darle a pioggia, ma incomincia a mirarle in quei punti che sono dei problemi per loro. A naso così possiamo cominciare a dire che i problemi possono essere dovuti sicuramente agli stili di vita. E però una componente importante è l'ambiente in cui noi viviamo. Quanto incida l'ambiente e quanto incida lo stile di vita? Ecco, i dati fatti in questo modo ti permettono, ti danno gli strumenti per avere delle risposte. Se io prendo l'articolo 48 e voglio dare delle risposte con l'articolo 48, io dico solo una cosa: fate come ritenete più opportuno, perché ognuno è cosciente, ognuno è responsabile, però attenzione, utilizziamo come indicatore, non fidiamoci di un unico indicatore, ma impostiamo delle ricerche scientifiche che possano essere confrontabili e che possano darci delle risposte che ci servano, perché il pericolo è che poi per altre risposte noi magari ci indirizzano già per le poche risorse che abbiamo in direzione che magari poi dopo non ci dà per il